Ben ritrovati. Affrontiamo questa sera il tema della quarta dose di vaccino anti-Covid offerto in prima battuta agli 800.000 pazienti fragili, ma in questi giorni il Ministero della Sanità e AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco, hanno iniziato a esaminare la possibilità di estendere anche il vaccino agli over 75, agli over 80, insomma la cosa comunque è ancora in progress. Resta però un dubbio sul tipo di vaccino da fare e quando farlo. Cerchiamo di saperne di più insieme agli esperti che ci raggiungeranno in puntata. Voi continuate, buonasera a tutti, continuate ad inviarci le vostre domande, scriveteci i vostri dubbi e le vostre curiosità nei commenti. Alcune delle vostre osservazioni sono già arrivate anche alcune domande che nel corso della puntata porterò all'attenzione degli esperti. Alcune sono arrivate anche via Messenger, quindi abbiamo cercato di raccogliere tutto. Bene, iniziamo allora subito questa puntata con Giovanni Gabutti, professore di igiene pubblica dell'azienda ospedaliera universitaria Sant'Anna di Cona di Ferrara. Buonasera, professor Gabutti. Buonasera a voi, grazie per l'invito. Grazie a lei. Maura dice: oggi è stato scatenato un inferno per il tema del vaccino. Allora, professor Gabutti, cerchiamo subito di andare al dunque, i super fragili. Allora, chi sono i super fragili a cui è stata destinata la quarta dose di vaccino anti-Covid? I superfragili sono i soggetti gravemente immunodepressi che hanno ricevuto ad oggi il loro ciclo completo che prevede tre dosi e per i quali appunto è raccomandata ed è indicata la quarta dose che deve essere considerata come una dose di completamento del ciclo vaccinale nell'ottica di cercare di stimolare al meglio la loro risposta immunitaria. Sono soggetti che per le loro caratteristiche hanno proprio una difficoltà a rispondere in maniera adeguata ai vaccini e quindi lo spirito di questa quarta dose è proprio questo, proteggerli, nel modo migliore. Ecco, però, professor Gabutti, nonostante tutto, anche adesso Giusy sta dicendo: io dopo la terza dose sono stata molto bene, ho avuto problemi di tipo allergico, ho paura però di fare la quarta dose. Insomma, c'è ancora molta paura nei confronti di questa quarta dose, professore. Come mai, secondo lei? Ma è perché circolano ovviamente tutta una serie di informazioni non sempre precise e poi perché la realtà è anche quella di un'esperienza ancora limitata, mi riferisco a livello internazionale. Però i dati che abbiamo a disposizione ci tranquillizzano molto, soprattutto dal punto di vista anche della sicurezza, il che significa che non sono state segnalate delle reazioni particolari con la somministrazione della quarta dose, laddove questa sia già stata utilizzata. Bene, professore. Allora, andiamo da Gilda Sandri, reumatologa del Policlinico di Modena, l'azienda ospedaliera universitaria di Modena Policlinico. Buonasera, dottoressa Sandri. Io volevo chiedere una cosa che ho già chiesto un po' di volte, ma vorrei capire chi sono i super fragili tra i pazienti reumatologici. Allora, i pazienti che noi consideriamo super fragili sono quelli che fanno delle terapie immunosoppressive come il metotrexate, come i farmaci biotecnologici. In questo caso qui, proprio per il meccanismo d'azione delle terapie, lo stato di immunodepressione ovviamente per permettere all'organismo di rispondere al farmaco è proprio quello di andare incontro a uno stato di immunodepressione. Per cui sono già stati chiamati alcuni dei nostri pazienti per fare la quarta dose di vaccino. Sono quelli che sono più a rischio comunque di aver avuto per le prime tre dosi una risposta limitata al vaccino. Quindi noi dobbiamo proteggerli, visto che ancora il coronavirus circola e quindi dobbiamo proteggerli dalle complicanze del coronavirus. E questo lo si fa assolutamente con il vaccino. Ecco però, dottoressa Sandri, e vorrei anche il professor Gabutti qui con me,
con noi, cioè per esempio ci sono persone che ci stanno dicendo, tipo Tiziana dice grazie, ma io nonostante quello che state dicendo ho ancora paura, no? Sono leggermente più tranquilla, ma ho ancora paura. Anna dice io sono stata male, sto ancora male, dopo 3 mesi la terza dose non farò più la quarta dose. Ecco, allora, intanto cerchiamo di capire. Giusy, per esempio, chiede: è possibile fare delle prove allergiche? Non ho la milza o il LES, mi chiedo però se ho fatto bene, perché lei oggi ha fatto la quarta dose. Dottoressa Sandri, ha fatto bene, Cristina? Allora, cioè il discorso delle prove allergiche, allora, se uno ha una storia di allergia che viene documentata, normalmente ci sono dei percorsi particolari per fare il vaccino, viene fatto in ambiente protetto, ma immagino che sia fatto già la quarta dose, delle reazioni allergiche la paziente non ne abbia avute già con la prima. Per cui io ritengo che se è stata convocata, rientrava nelle categorie dei super fragili, ha fatto bene a fare la quarta dose, assolutamente. Quello che posso dire è che noi abbiamo tra i pazienti, anche dei pazienti dei sanitari, che anche loro hanno già fatto la quarta dose senza riferire il minimo problema. Ecco, professor Gabutti, per esempio, Anna Maria Tiloiu dice: io non sono contro i vaccini, ma non mi baso sulle voci del sentito dire da parte degli altri, però purtroppo non riesco a mettermi più in sesto dopo i vaccini. Noi abbiamo letto i rapporti dell'AIFA sulle reazioni avverse. Cos'è successo ad Anna Maria? Ah, cosa è successo alla signora? Non è possibile saperlo sulla base di queste poche parole. Certo è che noi dobbiamo basarci, e la signora in questo senso ha ragione, non su quanto si sente dire, ma sui dati pubblicati. I dati pubblicati a livello internazionale ci tranquillizzano molto per quanto riguarda l'aspetto della sicurezza. Per quanto riguarda casa nostra, cioè l'Italia, noi abbiamo i documenti dell'AIFA, i report che periodicamente vengono redatti e che danno indicazioni tranquillizzanti in questo senso. È possibile che ognuno di noi possa avere una reazione dopo una vaccinazione, anche nello specifico per quella del Covid, però bisogna distinguere tra quella che è una reazione che può essere legata all'inoculazione, a sintomi locali, a sintomi anche generali, che può essere rialzo febbrile, malessere generale e quant'altro, ma non dobbiamo confondere con reazioni gravi, perché queste gravi effettivamente sono molto poche, molto limitate, molto conosciute e quindi ben specificate nei report a cui facevo riferimento poc'anzi. Perfetto, e abbiamo con noi anche Carlo Salvarani, direttore della struttura complessa di reumatologia dell'IRCS Santa Maria Nuova di Reggio Emilia. Direi che abbiamo un parterre di super esperti. Buonasera professor Salvarani. Buonasera, mi scuso, ma sono dal telefono perché non riesco a collegarmi per quel strano motivo dal computer, ho provato più volte. Vabbè, comunque lei la prendiamo con tutti i device, professore. Perfetto. Va bene, benissimo. Senta, professore, subito una domanda per lei. Una persona, adesso non trovo più chi, ma ci chiede: ma quali sono i criteri per essere super fragili? Ce l'aveva già anticipato la dottoressa Sandri, ma ce lo richiedono, quindi glielo chiedo a lei. Cioè, quello che dice l'AIFA, che ha definito i pazienti super fragili, estremamente fragili, per quello ci sono varie patologie, per quello che riguarda in particolare le patologie reumatiche, parla di malattie autoimmune e immunodeficienze primitive. Dice così: pazienti con grave compromissione polmonare o marcate immunodeficienze, poi pazienti con immunodepressione secondaria a trattamento terapeutico. E qui entrano buona parte dei nostri pazienti con malattie reumatiche che fanno terapie immunodepressive o immunomodulatrici, compresi gli agenti biotecnologici. Perfetto. Allora, abbiamo una svalangata di domande, ve lo dico perché. Allora,
Professor Salvarani, abbiamo dati sulla sicurezza del vaccino ai pazienti fragili? E glielo chiedo anche perché ci sono alcune persone che non hanno ancora fatto la prima dose di vaccino. Addirittura c'è stata una persona che ci ha detto che gli è stata consigliata da un reumatologo di non fare la dose di vaccino. Il vaccino è assolutamente sicuro. C'è uno studio fatto da vari IRCS nazionali in cui sono inclusi sia i pazienti oncologici che ematologici, ma anche immunoreumatologici. Questo studio è sia sulla risposta vaccinale dei vari farmaci che noi utilizziamo, sia anche sulla sicurezza. I dati di sicurezza: il vaccino è sicuro, non dà né riacutizzazioni di malattia e dà raramente effetti collaterali, ma non diversamente rispetto a pazienti non fragili. Quindi un vaccino di grande sicurezza. Ricordo tra l'altro che a volte si imputano l'induzione di alcune malattie dal vaccino, ma vi ricordo che la maggior parte della popolazione è vaccinata, quindi è impossibile definire un rapporto causa-effetto rispetto a un puro rapporto causale, visto che la maggior parte dei pazienti è vaccinata. Quindi a volte, se uno fa un'inferenza di un rapporto causa-effetto col vaccino, questo rapporto non è vero, anche perché per legge probabilistica sono i più vaccinati che i non vaccinati, quindi può capitare in questo paziente per caso non essere causato dal vaccino. Perfetto, direi che sia chiarissimo, professor Salvarani. Per esempio, Mariana dice: io ho il diabete, ho una cardiopatia ipertensiva, ho la Sjögren, la stenosi carotidea, l'artrosi, rientro nella categoria dei fragili, ho fatto le prime dosi Pfizer, poi la terza, non ho avuto nessun fastidio. Professor Salvarani? Rientra nei pazienti fragili, perché tra i pazienti fragili ci sono anche pazienti con diabete. Con diabete fa parte della categoria dei pazienti fragili, soggetti con diabete di tipo primo, e poi lei ha anche altre patologie, per cui rientra senz'altro nell'ambito dei pazienti fragili. Perfetto. Allora, andiamo, davvero ci sono tantissime domande, cercherò di tenerle tutte sotto controllo. Allora, professor Salvarani, nonostante questo, però, Cartabellotta, che è il presidente, Nino Cartabellotta, che è il presidente della Fondazione Gimbe, ha detto che è ingiustificata la mancata aderenza al vaccino, alla quarta dose per gli 800.000 superfragili. Eppure i nominativi dei superfragili, e c'era anche una persona che chiedeva come funziona, no, la quarta dose, l'ASL che ci chiama, cioè le ASL le hanno, no, questi nominativi. Vogliamo spiegare, professore, come funziona appunto l'essere chiamati per la quarta dose? Guardi, secondo me in Emilia Romagna ha funzionato molto bene, io parlo per esperienza a Modena e a Reggio, sono stati chiamati tutti i pazienti che erano in codice di esenzione per quella determinata patologia. In Emilia Romagna, almeno nella provincia di Modena e Reggio, si è stati molto inclusivi, includendo tutti i pazienti che avevano un'esenzione per patologia reumatica, per malattia autoimmune. Per esempio artrite reumatoide, artrite psoriasica, spondilartrite lesa. E quindi abbiamo incluso tutti i pazienti fragili, indipendentemente dalla terapia che questi facevano. Però è sempre meglio essere inclusivi, includendo più pazienti, e rischiando che non rischiare di escludere un gruppo di pazienti. Questo è stato come è avvenuto nelle province di Modena, Reggio Emilia, l'inclusione dei pazienti, quindi le esenzioni ticket ci sono per patologia, e quindi è stato mandato a tutti i pazienti un SMS, è stata organizzata la quarta dose. Dottoressa Sandri, allora ci sono un altro dei dubbi dei pazienti, è questo, no? Alcuni ci stanno chiedendo, ce lo stanno chiedendo anche nei commenti: dopo quanto tempo andrebbe fatta la quarta dose per i pazienti fragili? Cioè, supponiamo per esempio che una persona abbia fatto la terza dose a dicembre. Noi sappiamo che nel 1° di marzo si può fare la quarta dose. Allora, qual è il tempo adeguato per fare la quarta dose? Ma proprio per il motivo che diceva prima il professor Salvarani, in realtà, cioè, i pazienti sono
già stati schedati per quando hanno fatto l'ultima dose di vaccino e da lì parte poi la chiamata, per cui quelli che sono fatti a dicembre verranno contattati da aprile in avanti, insomma intorno dal terzo al quarto mese dalla ultima dose del vaccino, è più o meno il periodo in cui fare questa quarta dose di vaccino. Per cui più o meno verranno chiamati in base alle date dell'ultima dose del vaccino che hanno fatto con la terza dose, la terza dose, insomma, intorno al quarto mese comunque. Dal Professore, terzo. Riccardo dice, se non ho ancora ricevuto l'SMS per la quarta dose, forse perché ho avuto il Covid con Omicron in forma leggera a gennaio del 2022, devono quindi passare 4 mesi dalla guarigione? Vedo il professor Salvarani. Sì, sento malamente, non ho sentito perché si è bloccato un attimo. Le chiedo scusa, le dicevo Riccardo, dice, se non ho ricevuto l'SMS per la quarta dose, forse perché ho avuto il Covid con Omicron in forma leggera a gennaio del 2022, quindi devo aspettare 4 mesi della guarigione prima di fare la quarta dose? Sì, è corretto, chi ha avuto Omicron ovviamente è come se avesse, diciamo così, avuto la dose booster, l'abbia avuta e quindi deve aspettare un certo periodo di tempo prima di rifare il vaccino, per quel motivo in cui non è stato chiamato. Perfetto, allora un altro tema è questo, no? Ci sono alcuni che ci stanno dicendo, io ho fatto la terza dose e dopodiché ho preso il Covid con Omicron, ecco, anche qui abbiamo già detto che bisogna attendere per fare la quarta dose, però se questa quarta dose, e lo chiedo davvero a entrambi, è ancora una dose dove è stato preso la variante alfa, cioè quella di Wuhan, la prima, può ancora andare bene come vaccino? Professore. Ma il vaccino può ancora andare bene perché vi è una risposta vaccinale anche che è comprensiva, la quarta dose è in grado di, diciamo, di rinforzare la risposta vaccinale anche in questi pazienti. Resta però ancora da capire, la quarta dose si va ai pazienti fragili. Sapete che è stato proposto anche di fare la quarta dose, ponendo un limite d'età, anche se la legislazione è diversa nei vari paesi europei. In Italia ancora non è stato definito questo limite d'età, cioè oltre ai pazienti fragili farla nei pazienti anziani. Si parla di pazienti al di sopra dei 65 anni, però è stato posticipato dopo l'estate la vaccinazione nei pazienti anziani. Ecco, allora ci sono tantissime domande. Per esempio, Giovanna dice: a febbraio il mio pneumologo mi ha detto di fermarmi, immagino con le vaccinazioni. Quante dosi hai fatto, Giovanna, se posso chiedertelo? Ovviamente non farò più dosi se non sono garantita, ho paura. E torniamo al tema della paura, di cui abbiamo già detto, dottoressa Sandri, vogliamo ribadire. Intanto ci piacerebbe sapere perché il pneumologo le ha detto di fermarsi, vero, dottoressa Sandri? Beh, sì, cioè, chiaramente dipende molto dalla patologia che ha la paziente, dalla terapia che sta facendo, cioè è difficile che io, il motivo per cui si debba fermare. Il vaccino, ricordiamoci che soprattutto nei pazienti, cioè è un vaccino sicuro. La copertura, come diceva giustamente il professor Salvalani, è un rinforzo al nostro sistema, nella risposta nei confronti del virus. Prima diceva la variante Omicron, però ricordiamo che non c'è solo la variante Omicron che circola al momento, prevalentemente è quella, ma non è solo quella. Per cui la quarta dose dovrebbe proteggere anche per
quella variante che è molto più aggressiva, che è la variante Delta, che dà molte più complicanze. Cioè, un paziente ovviamente la paura, questa c'è sempre, ma questa dovrebbe accompagna anche il paziente con la terapia, cioè quante volte io mi sento dire dal paziente ho paura del farmaco che sto prendendo, assolutamente, cioè la paura fa parte anche, diciamo, della presa di coscienza della malattia e della terapia, però io mi sento di sfatare la paura dei pazienti nei confronti dei vaccini, perché i vaccini sono l'unico mezzo di prevenzione alle malattie. Noi dobbiamo prevenire non il raffreddore, noi dobbiamo prevenire le complicanze più gravi che questo virus, purtroppo, con le sue varianti, con qualcuna di più, con altre fortunatamente di meno, può portare. No, posso fare un'aggiunta? Cioè, nel senso che Certo. non so se avete visto a Hong Kong quello che sta succedendo, che, dove morti in rianimazione, ci sono delle foto, dei video drammatici. Ricordo che a Hong Kong soltanto il 20% degli anziani è stato vaccinato contro la variante Omicron con gli farmaci antivirali. Ecco, il professore si è frizzato, Sì, non ero in però. grado di prevenire completamente la malattia, ma il vaccino ha anche un altro ruolo, l'infezione. Se compare l'infezione, c'è un'infezione molto lieve o lieve. Quindi il vaccino agisce da una parte nel prevenire, nell'altra parte se compare l'infezione, questa è lieve. Quindi vedete, c'è un chiaro esempio a Hong Kong di quello che succede non vaccinando contro la variante Omicron. I pazienti più esposti a rischio che sono anziani, in cui ci sono morti per strada, morti in rianimazione. Quindi questo deve far pensare molto sulla importanza del vaccino, che è completamente sicuro ed efficace. Ecco, professore, tra l'altro noi sono 2 settimane che stanno aumentando i contagi, però insomma stanno aumentando contagi in forma lieve, insomma le terapie intensive non stanno subendo variazioni, anche questo credo che non è un buon dato, però non è, insomma dobbiamo leggerlo anche nel fatto che i vaccini stanno aiutando, no, le persone. Dottoressa Sandri? Io penso che, cioè, cioè gli stessi numeri, quindi 100.000 contagi prima dei vaccini, cioè, avevamo già le rianimazioni piene e tutti i reparti trasformati in reparti Covid. Quindi sicuramente sono numeri importanti e speriamo che gradualmente tendano a scendere, però sono numeri che sono controllati sicuramente dalla campagna vaccinale che abbiamo avuto in Italia, questo senza ombra di dubbio, insomma, e proprio perché cioè, anche chi si è contagiato, si è contagiato però con dei sintomi molto lievi. Ecco, allora continuo con lei perché stiamo avendo dei problemi di connessione. Allora, ci sono Siamo alcune come, domande. posso fare una battuta? Siamo come Trenitalia, quindi siamo stati hackerati come Trenitalia e anche noi con l'argomento, un hackeraggio Ecco. generale. Allora, Giovanna, ti chiedo scusa se non avevo letto la parte sopra, ma davvero ci sono una quantità di commenti che leggerli tutti mentre sto parlando anche con gli esperti, oltre a leggervi diventa un po' complicato. Professore, allora, giusto per completezza, perché poi non si dica che non rispondiamo, Scusa. oh, professor Gabutti, bentornato, la dottoressa Scusate, ma io non so Sandri. cosa sia successo. Allora, professor Salvarani, dunque, dice Giovanna che ad agosto ha avuto il Covid, la variante Delta, nel 2021, Omicron a gennaio 2022. Nel mezzo non è stata bene, ha avuto una riacutizzazione della patologia reumatica, fibromialgia, allergia, asma, sinusite, emicrania, insonnia e agitazione. Ed è per questo che il suo pneumologo le ha detto di fermarsi. Ecco, come la commentiamo questa situazione, professor Salvarani? Ma lei ha avuto il Covid, la signora, no? Non la Due vaccinazione, se ho capito volte. bene.
e non ha fatto vaccinazione. Ma lì, da una parte, c'è questa sindrome del non-COVID. Ne ha fatte, professore, perché dice ovviamente non farò più dosi, oppure non farò più dosi perché ho avuto il COVID. Ha avuto l'Omicron nel gennaio 2022, ha fatto COVID Delta ad agosto 2021, riacutizzazione patologia reumatica rispetto all'infezione da COVID, insomma, non rispetto alla vaccinazione. Però Giovanna dice anche che ha fatto due dosi di vaccino e dice cosa devo rinforzare, no? Con una dose in più, se sono stata male, mi sono fatta due volte il COVID. Beh, sa, lì ha fatto due dosi, però non ha fatto la terza dose che dà la copertura, terza dose, dose booster che dà una copertura importante. Due dosi non è che siano sufficienti, è altrettanto vero che ha fatto sia le due varianti del COVID come le due varianti del COVID ha fatto. Vabbè, il mio suggerimento sarò è quello di lasciare il tempo canonico, io la terza dose la farei però lasciando passare quel tempo canonico di almeno 4 mesi dall'ultima infezione che ha avuto di COVID, dall'ultima infezione che ha avuto in gennaio, se non ricordo male, no? Sì, esatto, gennaio del 2022, esatto. Senta, professor Gabutti, abbiamo un altro problema. Cristina dice, voi continuate a dire che è tutto sicuro, ma mio marito ha avuto una trombosi retinica. Come si fa a fare la seconda dose? Lui è in cura con il metodo Trexad. Questo è un evento avverso che può succedere, professore? Ma può solo capitare, però bisogna distinguere tra l'evento che occorre e l'evento sicuramente correlato con la vaccinazione. Non entro nel merito del caso specifico, però spesso facciamo tutti un po' di, come dire, semplifichiamo e diamo per scontato che quello che accade dopo nello specifico la somministrazione di un vaccino sia necessariamente correlata al vaccino. Questo non è, e quindi ci vuole un'attestazione di correlazione. Questo ovviamente è una cosa che può essere fatta solo dopo notifica del caso tramite il Ministero. Capisco le preoccupazioni della signora, ci possono essere problematiche di tipo vascolare, sono notificate, sono più tipiche dei soggetti molto giovani e in particolare con altre tipologie di vaccino, perché non dimentichiamoci che nel caso specifico di cui stiamo trattando oggi, la quarta dose o le dosi vanno fatte con i vaccini ad mRNA, che sono quelli che hanno creato meno problemi da questo punto di vista, e quindi ribadisco il concetto della loro sicurezza. Dottoressa Sandri, Francesco dice, dopo una settimana di antibiotico è meglio rimandarlo il vaccino o lo si può fare lo stesso? Beh, più che una settimana d'antibiotico bisogna capire perché ha fatto un antibiotico, cioè non è in sé il farmaco. Se c'è un'infezione aspettiamo solo un attimo che sia guarita e quindi completamente guarita, e poi il vaccino lo può fare tranquillamente, senza problemi. Cioè non è in sé l'antibiotico, cioè, voglio dire, se si fa l'antibiotico per una prevenzione odontoiatrica, il vaccino lo si può fare tranquillamente, indipendentemente. Se c'è stata un'infezione, non so, delle vie urinarie o una bronchite, come esempio, aspettiamo che sia risolta una settimana e lo si rimanda e poi si fa il vaccino tranquillamente. Allora, intanto, professor Gabutti, perché uno ha ricevuto la terza dose di Moderna per intero? Le porto il caso di Eliana. Lei dice, un mese fa mi hanno chiamata per la quarta dose, ho fatto la terza dose intera di Moderna e ho avuto effetti collaterali, febbre molto alte, dolori articolari. Intanto, perché ha fatto la terza dose intera? No, non c'era un'indicazione specifica a fare la dose intera, e questo è stato specificato bene dai documenti. E perché poi, comunque, anche laddove sia successo, questo non dovrebbe comportare nessun tipo di problematica. Era semplicemente legata al fatto di, come dire, una utilizzazione ottimale della quantità di antigene. E per quanto riguarda gli effetti collaterali, quelli sono possibili a prescindere anche dal dosaggio. È chiaro che
Questo è un po' più facile laddove ci sia, come dire, una predisposizione individuale, ma no, non è niente di particolare quello che mi pare di aver capito da questa segnalazione. Dice che ha avuto febbre molto alte e dolori articolari che io mi auguro siano. Sta, però può capitare a tutti a prescindere dalla situazione contingente, ecco. Professor Salvarani, anche questa è una domanda che le ho già fatto in più occasioni, ma visto che ce la stanno riproponendo, io le chiedo, il vaccino può riattivare la malattia? No, non, ci sono delle segnalazioni isolate, ma. Pronto, mi sentite? Sì, adesso la risentiamo. Oggi la connessione è veramente pessima. Pronto? Sì, professore, la sentiamo. Professore, non la sentiamo più, Abbiamo. dottoressa Sandri? No, in realtà, appunto, come diceva il professor Salvarani, ci sono delle segnalazioni sporadiche sulla possibile riattivazione della malattia. Consideriamo anche che è una delle prima pazienti che ha scritto che la sua malattia si è riattivata dopo il Covid. Ricordiamoci che un fatto infettivo intercorrente è sicuramente con certezza un trigger di riattivazione di malattia. Quindi, cioè, su questo non ci sono dubbi. Sul fatto invece che il vaccino riattivi le malattie sono solo delle segnalazioni sporadiche che però, cioè, dall'essere sporadico dal punto di vista poi scientifico, non hanno una portata importante, insomma, mentre sicuramente un'infezione virale riattiva. L'infezione in sé è un trigger riattivante la malattia. Professor Gabutti, allora, per rispondere a Eliana, così chiudiamo tutte le sue domande, lei dice: se ho fatto la quarta dose per intero con Moderna, posso farla la quarta dose? È il caso che la faccia oppure basta così? Beh, no, se ha l'indicazione a fare la quarta dose, questa va fatta comunque, nel rispetto ovviamente dell'intervallo di tempistica previsto, che sono il minimo di 4 mesi, secondo le indicazioni più recenti, ecco. Professor Gabutti, ancora un'altra domanda, anche questa è un'altra delle curiosità, ma perché dobbiamo, dice Chris, perché dobbiamo fare la quarta dose adesso se arriva l'estate? Lo sappiamo tutti che i contagi diminuiscono, no? In estate, non sarebbe meglio aspettare settembre per fare la quarta dose? Ho fatto 3 dosi, l'ultima a fine ottobre, faccio l'adalimumab, non ho mai avuto il Covid e non mi hanno ancora chiamato, devo prenotare. Se è un ultra fragile lo chiameranno certamente perché, ripeto, l'indicazione alla quarta dose negli ultra fragili è legata al fatto che queste persone possono avere una risposta meno efficace rispetto ad altri. E quindi è proprio una quarta dose, non è una dose di richiamo. Va a completare quello che è un loro ciclo che è già previsto su 3 dosi. Proprio con l'obiettivo di rinforzare il più possibile la loro protezione. Ricordiamoci che la funzione principale di questa vaccinazione è quella, sì, possibilmente di non avere nemmeno l'infezione, ma soprattutto di proteggerci da quelli che sono gli effetti severi, le complicanze, le sequele e quindi le forme gravi di malattia. E l'obiettivo, direi che sulla base dei dati lo stiamo raggiungendo da questo punto di vista. Ecco, professor Gabutti, noi fino a questo momento abbiamo parlato dei super fragili, degli ultra fragili, ma si sta valutando anche la possibilità di estendere la quarta dose a chi non è ultra fragile. Ecco, però non ci sono ancora delle indicazioni certe, no, su questo. Secondo lei come andrà? Ecco, andrà non lo so, però posso dire che il dibattito è iniziato perché alcune nazioni hanno già cominciato
programmare la somministrazione della quarta dose, per esempio agli ultra settantenni o agli ultra ottantenni. Ci sono indicazioni che, per esempio, negli Stati Uniti sia stato approvato dalla Food and Drug Administration l'utilizzo dei due vaccini ad mRNA nei soggetti a partire dai 50 anni come quarta dose. La funzione è sempre la stessa, cioè di potenziare la risposta. Se pensiamo a quello che sta accadendo in Europa, alcuni lavorano sul prevedono la somministrazione a quarta dose agli over 70 anni, qualcuno agli ultra 80 anni. Comunque sono soggetti che per fascia d'età appartengono ai soggetti cosiddetti immunosenescenti e quindi ancora una volta siamo di fronte a soggetti fragili, ora non ultra fragili, ma certamente fragili da un punto di vista di capacità ridotta di risposta del sistema immune, e quindi questa è la ragione perché si comincia a discutere per allargare il numero, aggiungere la quarta dose. Ecco, professor Saldarani, lei cosa dirà ai suoi pazienti quando, appunto, magari quelli non ultrafragili, insomma, quando arriverà poi l'autunno o saranno passati i mesi che devono passare, insomma, gliela consiglierà una quarta dose di richiamo? Io senz'altro la consiglierò senz'altro ai pazienti, perché senz'altro è un valore aggiunto per quello che riguarda la protezione rispetto a Covid-19. Ricordo però un'altra cosa, che nell'ambito c'è un gruppo di pazienti che fanno particolari terapie, soprattutto le terapie anti-CD20, in cui già dopo la terza dose c'è una bassa risposta anticorpale. C'è in corso uno studio che è terminato, a dire la verità, di un gruppo di IRCCS, che ha visto che effettivamente i pazienti che hanno una minor risposta anticorpale sono i pazienti che fanno rituximab, le terapie che bloccano i B-linfociti, e la risposta anticorpale in questi pazienti è del 20-25%. Per cui questi pazienti sarà importante vedere se una quarta dose, una dose booster, sia in grado di incrementare questa risposta anticorpale in questi gruppi di pazienti che fanno determinate terapie che hanno una bassa risposta anticorpale. Al di là di questi pazienti in cui è importante fare la quarta dose per vedere se si riesce a incrementare la risposta anticorpale, io do le piena indicazione a farli tutti i nostri pazienti che sono pazienti fragili, sia per la patologia di per sé stessa che determina un immuno, diciamo, deficienza, sono dei pazienti che hanno dei deficit senz'altro immunologici, quindi a rischio di fare infezioni da Covid-19 più severe, e sia che facciano o non facciano terapia biotecnologica o terapie immunodepressive. Io sarei molto estensivo nel fare la quarta dose ai pazienti reumatologici con patologie immunoreumatologiche, ovviamente escludendo i pazienti con fibromialgia, ma quelli che hanno malattie in cui c'è un'alterazione alla base del sistema immunologico. Non si continuano a sminuire le persone che hanno avuto danni, professor Gabutti, ci possono essere delle reazioni avverse. Per esempio, ho letto in un commento di una persona che dopo la seconda dose, Angela Maria Russo, dice che ha fatto a luglio, non sento più odori e ho mal di testa. Ho fatto visite specialistiche dall'otorino e dal pneumologo e non sanno dirmi cosa fare. Professor Gabutti, queste sono reazioni avverse che possono succedere, sono transitorie oppure... Per esempio l'anosmia, cioè non sentire più gli odori, più tipico della patologia Covid, effettivamente è quasi indicativo della patologia intercorrente, e peraltro tende a risolversi in un periodo più o meno lungo a seconda delle persone. Che possa succedere dopo la somministrazione del vaccino mi sembra un pochettino particolare, anche perché non dimentichiamoci quella che è la composizione dei vaccini. Non è che venga somministrato un virus vivo e attenuato, ma viene somministrato un RNA messaggero che fa produrre solo quella porzione del virus che serve per stimolare il nostro sistema immune. Quindi, come dire, è un pochettino improbabile che quella che è la caratteristica tipica della malattia venga riproposta dopo la vaccinazione. Con questo non voglio sminuire quello che dice la signora, però certamente
diventa un po', come dire, la plausibilità biologica è un pochettino da verificare. Senta, professor Gabutti, io glielo chiedo, visto che ce lo stanno chiedendo, per perdita di olfatto e gusto può essere utile assumere lattoferrina? No, no, non sono in grado di dirlo e l'importante è che queste indicazioni vengano da uno specialista, da un collega che abbia, come dire, in carico queste particolari problematiche e non ci si basi, non dico che sia questo il caso specifico, su qualcosa trovato su internet o su qualche link particolare perché mai come oggi è importante affidarsi agli specialisti o comunque ai colleghi che si occupano di queste problematiche e non riferirsi al cosiddetto dottor Google che fa spesso qualche disastro. Esatto, professor Gabutti, le vorrei fare un'ultima domanda. Allora, noi abbiamo già detto che comunque la quarta dose, lo ha detto anche il professor Salvarani prima, insomma, sarà, adesso noi stiamo parlando degli ultrafragili, ma sarà estesa anche agli altri, vero, dottoressa Sandri, è così? Dovrebbe essere, adesso aspettiamo le nuove indicazioni, insomma, in Esatto, generale, insomma. No, esatto. dovrebbe essere. Adesso chiaramente, come sempre, si proteggono dai fragili, gli ultrafragili, poi i fragili, poi via via anche le altre fasce d'età. Insomma, è giusto che abbiano questa possibilità di essere nuovamente protetti da un'ulteriore dose di vaccino. Sì, infatti, cioè, lo dicevamo anche all'inizio, la cosa è in divenire, quindi stiamo a vedere e vi daremo naturalmente notizie più certe. Professor Gabutti, è cominciato, leggevo l'altro giorno sulla stampa, è cominciato un percorso per la realizzazione di un vaccino universale che copre tutti i ceppi delle varianti da coronavirus, da alfa a omicron, cioè quindi dalla prima variante, alfa, delta, gamma, eccetera, fino a omicron. L'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive degli Stati Uniti e l'immunologo Anthony Fauci, ormai famosissimo, stanno studiando nuove tecnologie basate su nanoparticelle e spray nasali. Quando arriveremo a questa soluzione, secondo lei, e potrà essere un vantaggio per tutti? Ma allora, quella che è cosiddetta la pipeline, cioè la catena di sviluppo e produzione di nuovi prodotti, è sempre in essere e non si è mai fermata. Queste a cui faceva riferimento lei sono delle prospettive estremamente interessanti. È impossibile al momento stabilire o definire quali possano essere i tempi di approvazione, perché per quanto si possa fare veloce nel rispetto di quelle che sono le regole anche imposte dalla legge, avere un'indicazione dei tempi e soprattutto se avranno un buon successo nelle varie fasi di valutazione di queste nuove tecnologie, no, non è possibile prevedere. Un vaccino anzitutto, concedetemi questo termine poco scientifico, non è una chimera perché è anche, diciamo, oggetto di studi anche per altre patologie non necessariamente legate al coronavirus. Ci sono tante piattaforme di sviluppo di vaccini che possono avere questa potenzialità, però da potenzialità all'effettiva disponibilità di un vaccino nuovo, credo che passerà un pochettino di tempo, ecco. Professor Gabutti, allora Giuseppina dice: questo vaccino non funziona, i vaccinati sono ammalati, io non mi sono vaccinata, non mi sono ammalata, qualcuno mi sa spiegare perché? Proprio stamattina leggevo sulle pagine di Repubblica che per esempio ci sono alcune persone che sono meno predisposte al contagio, mi passi il termine che non è scientifico, però è semplice. Ma Professore. allora, il vaccino in generale è un'arma altamente efficace, però non ha un'efficacia del 100% per nessun tipo di vaccino. Questo è il primo punto. Secondo punto, la vaccinazione nello specifico del Covid può avere un impatto
di protezione nei confronti dell'infezione, ma soprattutto protegge verso quelle che sono le complicanze dell'infezione stessa e quindi i quadri clinici severi che possono purtroppo portare anche al decesso. Allora, da questo punto di vista, i vaccini Covid che abbiamo nella disponibilità ad oggi sono altamente efficaci nel proteggerci dalle forme cliniche. In alcuni casi non hanno la capacità nel lungo termine di proteggersi da eventuali infezioni. Questa è la ragione per cui soggetti anche vaccinati, anche con ciclo completo, anche con dosi di richiamo, hanno un'infezione. Non dimentichiamoci poi che ci sono delle nuove varianti per le qua che possono avere la capacità di, come dire, aggredire con una facilità maggiore soggetti eventualmente vaccinati, partendo da prodotto diciamo ormai a 2 anni e quindi, come dire, che non è stato aggiornato. Però questo non vuol dire che i vaccini che abbiamo a disponibilità oggi non funzionino, anzi. Però, professore, sappiamo perché uno è più colpito di qualcun altro, e insomma, sappiamo le motivazioni? Allora, se si riferisce a fattori genetici o a fattori costituzionali del singolo, questo dato non è noto. Certo è che ci sono dei soggetti che per predisposizione personale hanno una maggiore attenzione all'igiene personale, un maggiore rispetto del distanziamento, un maggiore rispetto delle regole preventive. Ovviamente queste situazioni favoriscono una protezione maggiore rispetto a chi, come dire, rispetta un pochettino meno quelle che sono le indicazioni di prevenzione generale che comunque risultano e restano fondamentali. Ecco, a proposito di prevenzione, dottoressa Sandri, non vedo il professor Salvarani, stasera davvero la connessione non ci aiuta. Allora, domani, che è il 31 di marzo, dottoressa Sandri, cessa lo stato di emergenza e quindi il decreto del Ministero ha stabilito che la mascherina FFP2 continua a essere obbligatoria sui mezzi di trasporto, nei locali dove si svolgono spettacoli e intrattenimento. Al lavoro, dal 1 di aprile, si dovrà indossare la mascherina, non per forza FFP2, va bene anche quella chirurgica, però alcune persone sono molto preoccupate. Stamattina, per esempio, io parlavo con una persona, mi diceva: io non ho una paura tremenda di questa cosa, di cosa potrà succedere. Noi sappiamo che la variante Omicron è più insidiosa, la Omicron 2 è molto più insidiosa, no, rispetto alle altre. Che cosa consiglia a chi ha una malattia reumatologica? Ma io consiglio, come giustamente il professor Gabutti diceva, non dimentichiamo che oltre al vaccino abbiamo tutti la prevenzione che va dal lavarsi le mani all'utilizzo, insomma, dei presidi. Io ai nostri pazienti consiglierò di mantenere la distanza, l'evitare i luoghi troppo affollati e utilizzare al chiuso l'FP2. Perché rimane comunque una protezione che io non nego che continuerò a fare con gioia, proprio per evitare, insomma, di ammalarmi, perché io, a differenza della paziente che diceva che lei non si è vaccinata e non si è ammalata, io mi sono vaccinata e non mi sono ammalata, per cui, cioè, non esiste un concetto di fattore genetico. Probabilmente c'è, insomma, come diceva il professore, una maggiore attenzione, e esiste quello che io chiamo il fattore C. Io, siccome non ce l'ho, io uso la prevenzione e uso anche la possibilità del vaccino per prevenire queste malattie. Ecco, allora, invece, dottoressa Sandri, per le persone fragili, per chi ha una malattia reumatologica, e chi dovrà anche tornare al lavoro, ecco, in questo caso il consiglio rimane lo stesso di prima? Cioè, bisogna, a maggior ragione, l'FP2, insomma, il lavarsi le mani, se possibile, insomma, discutere anche sulla postazione di lavoro, ecco, se non con i propri dirigenti,
evitare di lavorare in postazioni di lavoro dove magari i colleghi sono meno attenti e la mascherina se la tolgono, insomma, perché è vero che noi con l'FP2 siamo più protetti, però rimaniamo protetti se anche altri utilizzano dei mezzi come, se non altro, la mascherina chirurgica, se non è l'FP2, se no poi se nessuno diciamo dei colleghi nell'ambiente di lavoro utilizza la mascherina, potrebbe essere un rischio per il paziente nonostante l'FP2. Professor Gabutti, una domanda di Lucia sulle mascherine dice: se noi utilizziamo le precauzioni, ma intorno a noi al lavoro mettono la mascherina chirurgica, possiamo ammalarci più facilmente, è corretto? Ma intorno al lavoro mettono la mascherina chirurgica. Allora, no, non è, l'utilizzo delle mascherine è un sistema per evitare la diffusione di un eventuale virus. È chiaro che il potere filtrante delle diverse tipologie di mascherina è diverso. Però, come dire, mi riallaccio un po' a quanto diceva la collega adesso. Un conto è avere adottare le giuste precauzioni. Non dobbiamo passare o cadere nel panico assoluto, ma non dobbiamo nemmeno considerare la pandemia cessata tra oggi e domani perché lo stabilisce come dire, una normativa di legge. E quindi dobbiamo continuare con le precauzioni. Chiaro che le dobbiamo modulare in base a quello che è il rischio percepito. È inutile mettersi lo scafandro se siamo in una condizione di assoluta tranquillità, è importante utilizzare la mascherina nel contesto in cui ci sia affollamento o cui ci si senta poco protetti. Quindi essere tranquilli sì, ma non troppo disinvolti, mettiamola in questo modo. Ne approfitto dal momento che qua, professor Gabutti. Allora, stanno anche, noi stiamo parlando del vaccino anti-Covid, stiamo parlando in particolare di quarta dose, ok, però alcuni ci stanno dicendo, per esempio, l'antitetanica, l'antidifterica, l'antipneumococcica, insomma, diciamola in generale, gli altri vaccini. Alcuni si stanno chiedendo, tipo Rossella P, che sta aspettando la quarta dose, dice: in agosto 2021 dovevo fare l'antitetanica e l'antidifterica, è meglio rinviarla ancora? Ecco, professore, intanto che Ma siamo no, qua. scusi se l'ho interrotta, assolutamente no, non c'è nessuna ragione per interrompere altre vaccinazioni. No, questo è un momento storico in cui se serve la vaccinazione, se si è chiamati per fare la vaccinazione Covid va fatta, la vaccinazione Covid può essere co-somministrata, cioè fatta in contemporanea con tutti gli altri vaccini che non contengano agenti vivi attenuati. E questo è un'indicazione specifica. Laddove ci sia un'indicazione a fare vaccini con componenti vive attenuate, ci sono delle regole da rispettare, tipo l'intervallo tra le dosi. Questo è scritto nero su bianco dal nostro Ministero della Salute, è una regola generale, quindi assolutamente non rimandare, disdire, posporre vaccinazioni di altro genere che sono indicate. Perché comunque le altre malattie infettive continuano a esserci, a circolare e possono essere anche quelle impattanti per la nostra salute. Bene, allora io direi che di massima questo doveva essere appunto un aggiornamento, ma non abbiamo finito qua. Io direi che di massima abbiamo risposto a tutti. Chiamerei con noi il padrone di casa, Daniele Conti, direttore di Amrer. Ciao Daniele, buonasera, puntata Buonasera. bella, ricca e movimentata. Assolutamente Sì, allora Daniele, abbiamo delle domande da aggiungere? Allora, noi come sapete ci prepariamo ovviamente sulle domande che ci vengono poste, tante sono anche gli aspetti già trattati. Io chiederei, forse in parte è già stato anche trattato, ma lo vorrei richiedere, insomma, per focalizzare. Il vaccino anti-Covid diventerà un vaccino periodico anche in futuro, con ovviamente le correzioni che potrà avere, la copertura delle nuove varianti o meno, come l'anti-influenzale e l'antipneumococco. Professor Gabutti. Per adesso, allora se ne parla, si ipotizza, può accadere che diventi una vaccinazione periodica tipo quella anti-influenzale. Certamente questo però non è il momento di
di fare delle riflessioni, sì, ma di deciderlo, nel senso che adesso è il momento di intervenire rinforzando la protezione dei soggetti fragili. L'eventuale approccio che sta dicendo lei sarà per tutta eventualmente la popolazione più o meno estesa e se ne parlerà nel prossimo autunno. Dobbiamo però fare tutta una serie di valutazioni anche sulla base di quella che sarà l'epidemiologia corrente. Daniele. Allora, molte sono le domande che ci sono arrivate sulle reazioni avverse, che abbiamo capito possono non essere proprio necessariamente collegate al vaccino, però ecco, tantissimi pazienti ci chiedono se le somministrazioni successive possono aumentare queste reazioni avverse, cosa si devono aspettare eventualmente se hanno avuto delle criticità a seguito delle prime 2-3 dosi. No, non c'è una regola fissa da questo punto di vista. Le dosi successive alla prima di solito non comportano un aumento del rischio di avere una reazione avversa. Ci sono persone più predisposte di altre ad avere, che ne so, un rialzo febbrile o un malessere generale, però questo non deve essere considerato una regola. Quindi, se non ci sono stati problemi severi legati alla somministrazione di una dose, non vedo perché ce ne debbano essere successivamente altri. Nel caso specifico ci siano stati, questi saranno stati segnalati, valutati, quindi sarà compito della persona che ha in carico il soggetto per la vaccinazione di valutare se e come differire, rimandare, posticipare o intervenire in ambiente protetto. Dottoressa Sandri, Daniele, mi permette di fare una domanda? Dottoressa Sandri, dice Nadia, se ho già avuto un peggioramento fisico alla seconda dose, allora cosa mi succederà alla terza dose? Perché alcuni devono ancora fare la terza dose. Posso avere un'esenzione? Ma in realtà dipende cosa significa il peggioramento fisico. In realtà c'è tutta una, anche un elenco di problematiche che possono essere utilizzate per avere l'esenzione. Un peggioramento fisico non è detto che sia legato al vaccino, magari la malattia stessa che comunque va incontro a un peggioramento. Una delle cose che è successa all'inizio della vaccinazione, siccome non si sapeva bene con come comportarsi con le terapie, il consigliare a volte di sospenderle per permettere al vaccino, al sistema immunitario di creare gli anticorpi, ha portato a una riattivazione di malattia, ma la riattivazione di malattia era legata alla sospensione della terapia, non certo al vaccino. Quindi in sé, cioè, l'esenzione non è un evento, cioè una certificazione che si fa se non si rispettano alcune problematiche che sono ben state definite anche dal Ministero della Sanità. Lucia, il professor Gabutti non ha bisogno di me per riprendere, però il professore non ha detto che la quarta dose verrà fatta solo agli ultrafragili, ha detto che per gli altri ci sono delle valutazioni in corso, ecco, per cui stiamo a vedere quali saranno le direttive. Dico bene, professor Gabutti? Certo, e da questo punto di vista è auspicabile che ci sia una posizione condivisa unitaria a livello europeo, perché bisognerebbe evitare che ogni nazione adottasse delle regole proprie, perché queste non farebbero altro che creare probabilmente della confusione. Ecco. Però l'indicazione è quella proprio di un tavolo di lavoro per cercare la posizione condivisa. Esatto. Daniele, scusami, ma ne ho approfittato per chiarire alcuni aspetti. Abbiamo altre domande per i nostri esperti prima di salutarci? Ma chiederei alla dottoressa Sandri, che ha già affrontato il tema sulla riattivazione della malattia e il vaccino. Chiederei di stressarlo un po', perché per quanto se ne parla è sempre un tarlo che vedo seguire tanti dubbi dei pazienti. Questo li allontana anche dal seguire poi le indicazioni sia di continuità dei farmaci che l'avvicinarsi alle vaccinazioni. Ma su questo forse noi una parte di colpevolezza come categoria di reumatologi ce l'abbiamo, nel senso che
diciamo, anni fa il vaccino veniva non consigliato perché si attribuivano al vaccino delle, la possibilità di riattivazione delle malattie. Successivamente gli studi, la letteratura, la scienza ha dimostrato che l'utilizzo di vaccini ricombinanti dove non c'è il virus attenuato, cioè è documentato che non ci siano riattivazioni della malattia. Le malattie si riattivano, questo con certezza, nella maggior parte dei casi quando c'è un'infezione. Il motivo per cui noi stressiamo anche sul vaccino antinfluenzale, di cui non, insomma, non è l'argomento di oggi, però il vaccinarsi anche per l'influenza è proprio perché l'influenza, che ricordiamo è in alcune situazioni può essere mortale, anche il virus influenzale può riattivare le malattie che fino a quel momento lì sono spente. Per cui non è la vaccinazione. Come risottolineo e ribadisco, molte volte all'inizio della vaccinazione del Covid si suggeriva anche come società scientifica un rimandare la terapia di fondo o in alcuni casi anche malinterpretando addirittura per periodi molto lunghi, per cui è lì che c'è stata la riattivazione, non è stato il vaccino, è stata la sospensione della terapia. Per cui dobbiamo stare tranquilli, noi dobbiamo, cioè il più possibile, così come giustamente ricordava il professor Gabutti, non esiste solo la vaccinazione del Covid, abbiamo parlato qualche puntata fa anche della vaccinazione anti-zoster, che in questo momento era stata momentaneamente sospesa a livello regionale per completare la terza dose, adesso la stanno riprendendo regolarmente, che è un vaccino altrettanto importante come lo sono tutti gli altri. Cioè noi purtroppo le prevenzioni, oltre agli screening che dobbiamo sempre stressare sui pazienti, gli screening che sono la mammografia per la mammella, il PSA, la ricerca del sangue occulto, che sono gli unici mezzi che abbiamo oggi in un certo senso per controllare, per prevenire delle problematiche che possono diventare importanti e a volte anche purtroppo mortali, abbiamo i vaccini. E quindi noi, se è il più possibile, dobbiamo vaccinarci. E i nostri pazienti a maggior ragione, che sono i pazienti più fragili, perché non abbiamo altro modo che proteggerli da infezioni come anche quello che può essere il pneumococco. Ricordiamo che la polmonite da pneumococco, insomma, ha dal punto di vista clinico e anche radiologico, assomiglia molto al Covid. Quindi una polmonite da pneumococco può creare nei nostri pazienti delle complicanze, insomma, estremamente gravi. E quindi, insomma, i vaccini quando li abbiamo, quando ci sono, purtroppo in alcune nazioni non sono stati fortunati come da noi, cioè i paesi africani, insomma, il numero di vaccinati è veramente irrisorio, i vaccini non ci sono, non sono arrivati. Io tifo anche per quelle popolazioni che potrebbero vaccinarsi, ma non hanno la possibilità di farlo perché non hanno i vaccini. Le abbiamo per tante malattie. Quando avremo il vaccino per l'artrite reumatoide, sarò la prima a consigliarlo. Sicuramente. Bene, allora Daniele, sono rimaste alcune, noi siamo in chiusura, stasera ci siamo occupati di quarta dose di vaccino, riferendoci in particolare agli ultra fragili. Io vorrei ringraziarvi davvero tutti per la partecipazione, per le domande, per il fiume di domande che avete fatto, e per quelle che non riguardano la quarta dose di vaccino a cui non abbiamo risposto, Daniele, mi sento di dire che gireremo le domande agli esperti, giusto? Assolutamente sì, cercheremo di dare poi le risposte a tutti per quanto è possibile rispondere, non conoscendo i casi specifici di ciascuno di noi, insomma.
Ok, perfetto. Allora io volevo ringraziare anche il professor Salvarani, che purtroppo ha avuto un problema di collegamento, che è il direttore della struttura complessa di reumatologia dell'IRCCS Santa Maria Nuova di Reggio Emilia. Grazie al professor Giovanni Gabutti di Igiene Pubblica dell'azienda ospedaliera universitaria Sant'Anna di Cona Ferrara. Grazie alla dottoressa Gilda Sandri dell'unità operativa complessa di reumatologia dell'azienda ospedaliera universitaria di Modena Policlinico, e naturalmente grazie a Daniele Conti, per direttore di Amrer Onlus, per questo spazio. Grazie davvero a tutti quanti voi per essere stati con noi per questo chiarimento. Buona serata a tutti. Buonasera. Buonasera. Buonasera.